testardo, ottuso, con una capacità unica di infilarsi in situazioni pericolose e surreali per seguire le donne che di volta in volta gli hanno fatto perdere la testa. Tutto questo è l'ispettore Coliandro, il protagonista dell'omonima serie TV dei Manetti Bros, tratta dai romanzi di Carlo Lucarelli, che torna mercoledì 14 novembre su Rai 2, interpretata come sempre da Giampaolo Morelli, e vede stavolta la partecipazione di tante guest star, da Claudia Gerini a Gue Pequeno. Come sarà Coliandro in questa settima stagione? Sarà sempre lo stesso. Vogliamo che invecchi inevitabilmente ma senza cambiare, perché è sempre più cult, un'icona nella quale si riconoscono gli spettatori e anche chi lavora nelle forze dell'ordine. Perché piace tanto. Perché è sempre alla ricerca di un posto migliore nel mondo, di un incarico più adeguato a quello che pensa di valere. Si fa sempre fregare da queste donne che lo tirano in queste storie assurde, se ci finisce a letto pensa minchia, vuoi vedere che stavolta mi innamoro veramente. Ma poi inevitabilmente la storia sfuma e resta sempre solo, come tanti single ultra trentenni di oggi. Un episodio della serie è stato proiettato in Piazza Grande, a Bologna, davanti a 5.000 persone quando ho capito che stava diventando un cult, che aveva delle potenzialità e che poteva far breccia nei cuori della gente, lo abbiamo capito subito. Certo non darai un'oma perfetta per Rai 2. È vero che Coliandro sta portando turismo a Bologna? Sì, da una statistica risulta che 4 milioni di persone che hanno seguito Coliandro vogliono vedere Bologna, ci sono addirittura dei tour nei luoghi della fiction. Lei vive invece da 20 anni a Roma, come trova questa città? Non si vive male ma purtroppo è ferma al passato, non va avanti, non c'è fermento culturale. Ha un potenziale enorme ma non è europea. Il fatto è che si porta dietro talmente tanti anni di cattiva gestione, che ce ne vorrebbero altrettanti di buona gestione per risolvere i problemi. Quali sono i suoi prossimi progetti? Sto girando Gli Uomini d'Oro di Vincenzo Alfieri, con Fabio De Luigi e Edoardo Leo, una storia un po' noir che trae spunto da un episodio accaduto anni fa a Torino. Non è una commedia anche se ci possono essere delle risate. E il 17 gennaio uscirà Bugiardi di Wolfgang De Biasi, che invece è una commedia pura, dove interpreto il titolare di un'agenzia che crea alibi a traditori o persone che vogliono nascondere qualcosa. In passato ha anche condotto dei programmi, tornerà a vestire i panni del conduttore? Se Davide Parenti mi dovesse richiamare, con infinito piacere tornerei a fare le Iene, se i tempi si conciliano con quelli di attore. Ma per me condurre è un gioco, sono incursioni, i conduttori sono altro.